Benvenuti ad Industriando. In questa puntata siamo in un luogo che i piacentini conoscono molto bene. Siamo all'interno della ex centrale Emilia, oggi di proprietà di Edi Power, per conoscere da vicino una realtà, la SIET appunto, che è nata nel 1983, è stato un progetto voluto insieme da Enea e da Enel proprio per garantire la sicurezza delle centrali nucleari. Vi ricordate? Allora partì il progetto di costruzione di centrali nucleari in Italia, un progetto che poi con il referendum del 1986 è stato terminato, è stato chiuso ed è stato abbandonato, ma SIET è rimasta e ha sviluppato tutta una serie di attività che conosceremo da vicino proprio parlando con le persone che ancora oggi si occupano e sono presenti all'interno di questa realtà, e ha sviluppato tutta una serie di attività, dicevo, che vengono utilizzate ancora, non più in Italia purtroppo, ma in giro per il mondo. SIET comunque non si occupa soltanto, e lo vedremo, di sicurezza delle centrali nucleari, ma di tutta un'altra serie di attività che possono andare a vantaggio sia delle imprese del territorio, ma anche a vantaggio di noi semplici cittadini. Infatti nelle nostre case, vedremo, ci sono dei prodotti che vengono testati e vengono garantiti proprio all'interno dei laboratori di SIET. Ma andiamo a conoscere da vicino questa curiosa e interessante realtà produttiva. Siamo con Stefano Monti, che è presidente di SIET. E SIET ce lo dice cosa significa? SIET, diciamo, il significato originario dell'acronimo è Società Informazioni Esperienze Termoidrauliche, e in effetti le esperienze termoidrauliche costituiscono proprio il nostro core business. Esperienze termoidrauliche, diciamo, nel campo energetico in generale, ma in particolare nel campo degli studi per la sicurezza sul nucleare. Poi in tempi più recenti abbiamo voluto dare così adottare un motto un po' più accattivante, e quindi se vedete sotto il nostro acronimo c'è scritto "Sperimentiamo le tue idee", per significare che invitiamo i nostri clienti a sviluppare le loro idee più innovative, in particolare nel campo degli impianti nucleari, ma non solo, e poi trasformarle in realtà grazie alla sperimentazione che effettuiamo qui, in maniera tale da sviluppare prodotti prima di tutto qualificabili, affidabili, efficienti e anche competitivi sul mercato, ovviamente. E c'è un vantaggio, sta qua dentro appunto una centrale importante, c'è un vantaggio essere collocati qui dentro per voi? Diciamo, se consideriamo l'area piacentina in generale, direi che c'è un vantaggio di carattere strategico e poi c'è un vantaggio anche proprio di carattere operativo. Strategico perché Piacenza rappresenta un polo importante nel nord Italia per quanto riguarda la ricerca in campo energetico, no? Basti pensare che c'è l'RSE, che c'è la sezione del Politecnico di Milano, i consorzi LEAP e MUSP, insomma tutta una serie di realtà, e noi siamo integrati in questa realtà che costituisce, ripeto, un polo di eccellenza nel panorama della ricerca e sviluppo in campo energetico. Quindi questo da un punto di vista di carattere strategico. Da un punto di vista di carattere operativo è fondamentale stare proprio qui, in questa area specifica, perché a parte la vicinanza con il consorzio LEAP, c'è la centrale Emilia, e la centrale Emilia è quella che alimenta i nostri grandi impianti in termini di potenza elettrica e fluidi tipo acqua, aria e vapore, che hanno caratteristiche tali che ci permettono di effettuare una sperimentazione di punta che è unica in Italia e che ha anche, diciamo, pochi uguali in Europa e nel mondo. Quindi un bel vantaggio competitivo per fare delle prove, soprattutto per garantire la sicurezza, abbiamo detto. Ed esattamente in che cosa consiste garantire la sicurezza? Ecco, noi cercherò di spiegare in parole semplici. La SIET è dotata di grandi impianti sperimentali ad alto contenuto tecnologico e di grande taglia, che sono in grado di simulare il comportamento di un intero impianto nucleare con tutti i suoi circuiti, componenti e sistemi.
Per fare questo abbiamo bisogno di una sorgente di calore. Ecco, attenzione, noi non utilizziamo alcun materiale radioattivo o materiale nucleare come una centrale nucleare, perché simuliamo la generazione del calore mediante delle cosiddette candelette scaldanti che sono alimentate da potenze elettriche. Con questa sorgente poi siamo in grado di testare componenti che sono rilevanti per la sicurezza nucleare, quindi generatori di vapore, separatori di vapore, pompe, e in alcuni casi addirittura siamo in grado di simulare il comportamento dell'intero impianto, quindi abbiamo proprio un simulatore ingegneristico che è composto da tutti i pezzi di cui è composto un impianto nucleare, e noi siamo in grado di fare prove globali di funzionamento dell'impianto, in particolare per quanto riguarda le sue caratteristiche di sicurezza. Ogni impianto nucleare ha dei sistemi e dei componenti specificamente progettati per la sicurezza, e noi siamo in grado di testarli, di qualificarli, di verificarne l'efficienza e le performance. Lei parla continuamente di nucleare, ma il nucleare in Italia ha chiuso la sua vita, la sua esistenza, e allora a chi fate i test? A supporto di una nuova tipologia di reattori che sono un po' considerati il battistrada dei futuribili reattori di quarta generazione, e che sono i cosiddetti reattori di piccola media taglia di tipo integrale, e che stanno riscuotendo un certo successo nel mondo, intanto perché sono più facilmente gestibili visto la loro taglia. Non parliamo di 1500-1800 megawatt elettrici, ma di alcune centinaia di megawatt elettrici, in alcuni casi anche di alcune decine di megawatt elettrici. E per questo sono più flessibili, hanno delle caratteristiche di sicurezza particolarmente interessanti, e poi permettono di pensare all'utilizzo dell'energia nucleare non solamente per la produzione di energia elettrica, ma anche per esempio per la produzione di calore, di idrogeno, per la desalinizzazione dell'acqua. Diciamo, usi alternativi dell'energia nucleare rispetto a quella classica per la produzione di energia elettrica. Quindi anche SIET si è internazionalizzata. Ah, non c'è dubbio, anche perché era un motivo di sopravvivenza, vorrei dire, se non ci fossimo orientati verso il mercato internazionale, certamente il mercato nazionale non ci avrebbe consentito di sopravvivere. E questo è, da un certo punto di vista, è confortante, perché un grande patrimonio di conoscenza non viene disperso, non viene gettato via, ma può essere utilmente impiegato e può comunque far crescere delle professionalità interessanti. SIET però, poi lo vedremo, non fa soltanto questo, fa anche delle attività comunque importanti, ma un pochino più semplici, attraverso un paio di laboratori che ci sono e che sono anche al servizio del territorio. Assolutamente, e questo fa parte di quello che dicevo prima, la diversificazione, non solamente la riqualificazione del nucleare verso l'industria internazionale, ma anche la diversificazione. E in effetti facciamo cose importanti anche per quanto riguarda il settore energetico convenzionale. Faccio un esempio: la certificazione delle valvole termostatiche per i termosifoni, per regolare le temperature negli ambienti delle nostre case. È una certificazione che viene fatta secondo gli standard europei. Da questo punto di vista siamo unici in Italia, e anche in Europa esistono solamente altre due realtà in Germania. E oltre a fare attività di laboratorio qui in sede, facciamo anche audit presso le aziende che producono queste valvole, proprio per verificare che queste valvole vengano prodotte secondo gli standard di qualità europei. Poi faccio altri esempi, le nostre competenze e capacità sperimentali che abbiamo messo a servizio del nucleare le abbiamo poi anche trasferite nel campo convenzionale, quindi facciamo qualifica di componenti tipo scambiatori di calore, valvole e pompe anche per il settore energetico tradizionale. Abbiamo anche un rilevante comparto di taratura della strumentazione. Questo per noi era fondamentale, perché i nostri impianti sono pieni di strumentazione che ovviamente va tarata, ma poi, sviluppando questa capacità, nel tempo l'abbiamo messa al servizio anche delle piccole e medie imprese del territorio piacentino, e sta quasi diventando prioritaria l'attività verso terzi rispetto a quella in house.
E infine, citerei il settore di metrologia. Qui facciamo in particolare un'attività anche di formazione presso le industrie del territorio, perché magari la piccola e media impresa ha una quantità di strumentazione da gestire, ma per la limitatezza delle competenze su cui può basarsi, ha bisogno di un supporto anche di formazione in maniera tale da gestire questa strumentazione in qualità. Io ringrazio il presidente Stefano Monti, adesso andiamo a vedere qualche prova di laboratorio. Siamo con Massimo Orsi, responsabile commerciale di SIET. Qui siamo in una delle zone nelle quali si svolgono delle attività che sono molto interessanti, per esempio per le aziende del territorio. Ce ne descrive qualcuna? Sì, allora questo è un laboratorio di taratura, noi svolgiamo attività di taratura di strumentazione, in generale a pressione e temperatura per quel che riguarda i campi accreditati, dove le competenze sono ovviamente al top a livello italiano, e poi anche per altri strumenti che in genere sono grandezze elettriche, misure dimensionali e altro, insomma in generale un po' tutte quella strumentazione che viene utilizzata dalle imprese per poter controllare e certificare i prodotti. E ci fa qualche esempio, per esempio quali sono le imprese che possono avvalersi delle vostre strumentazioni, delle vostre prove? Ma in generale si può dire tutte, perché tutte quelle che lavorano nel campo della qualità, quindi coloro che sono certificati ISO 9000, hanno necessità, secondo la stessa norma, di controllare gli strumenti affinché siano riferibili ai campioni nazionali. Cosa significa riferibili ai campioni nazionali? Che diano fiducia che le misure che stanno facendo sono effettivamente corrette. E possiamo vedere per qualche esempio di attività? Abbiamo per esempio qui un calibratore di pressione, che viene definito di seconda linea in quanto ha un misuratore digitale che ha al suo interno un trasduttore di pressione tarato a sua volta con i nostri campioni primari, che sono banchi manometrici tarati ovviamente negli istituti metrologici primari, quindi come si vede c'è una catena di riferibilità continua. Questi permettono di impostare, generare e misurare una pressione in un campo, per esempio, che in questo caso va da 0 a 20 bar, quindi tutti quegli strumenti che misurano le basse pressioni in gas, per fare un esempio, o usati sugli impianti di una centrale termoelettrica, o degli impianti per esempio dell'ENI, dove ci sono delle centraline di primo e secondo salto per il gas che poi domestico, questi sono degli esempi ovviamente, ma ce ne sono migliaia, si può utilizzare questo campione per poterli calibrare. Questo è un campione che può essere anche automatizzato, quindi generare automaticamente una pressione in salita e in discesa, quindi rendere quasi autonoma la taratura. Siamo con Vittorio Fortunati, lui è responsabile del reparto che fa le misurazioni su tutto quanto attiene le temperature, e adesso ci spiega per esempio cosa fa. Eseguiamo la taratura con emissione di certificato di termometri a resistenza, termocoppie, termometri digitali detti catene termometriche. Possiamo vedere un esempio di queste attività? Sì, certo. Questo è un esempio di termometro digitale provvisto di tipo portatile, ha una sonda atta alla misurazione e un indicatore digitale dove l'operatore rileva direttamente la temperatura. Per poter eseguire la taratura di strumentazione occorrono apparecchiature per eseguire le misure. In particolare per le temperature ci sono dei forni o bagni termostatati che, in base alla temperatura che si vuole generare e quindi tarare, abbiamo diversi forni. Con questa tipologia di apparecchiatura si può partire dai meno 40 gradi Celsius fino a oltre 1000 gradi, 1100 anche 1200 gradi. La taratura è un'operazione relativamente semplice, in quanto con dei regolatori elettronici viene impostata la temperatura che si vuole generare, la temperatura dentro al bagno termostatato viene controllata e misurata con uno strumento campione, si dice, munito di certificato, e nel medesimo bagno vengono inserite tutte le sonde, tutte le termocoppie che si vuole tarare. Raggiunta la regimazione termica,
si eseguono le misure e si calcola lo scostamento o errore. Siamo con Pietro Losi, che è il vice responsabile di questo laboratorio, e ci mostra un'altra prova. Esatto, allora, questo strumento è un altimetro digitale e viene utilizzato tipicamente per delle misure dimensionali. Poggia su un piano in granito, il quale ne garantisce un'ampia stabilità, perché le vibrazioni sono fondamentali in questa tipologia di misure. Un tipico esempio dell'utilizzo di questo strumento è su blocchetti piano paralleli in acciaio. Questo è un blocchetto in cui le due facce sono piano parallele, appunto, ed ha un'altezza di 16 mm. Per il suo controllo noi prima andiamo ad effettuare l'azzeramento dello strumento e infatti il display ci mostra 00. Questo è dato sul riferimento del piano parallelo, cioè del piano in granito. Una volta fatto questo si pone il blocchetto interessato sotto lo strumento. Questo segnale ci dà che effettivamente lo strumento ha compiuto la sua misurazione ed infatti il display ci dà una misura intorno ai 16 mm. La misura non è propriamente precisa perché oltre a questa misura fisica che noi andiamo a fare dobbiamo tener conto di un'altra tipologia di parametri che sono la temperatura ambientale che condiziona ovviamente, più c'è freddo più si restringe diciamo il blocchetto, più c'è caldo più si dilata e ne aumenta la misura. Possiamo ripetere più volte la misura per vedere che questa ritorna sempre a valori più o meno accettabili entro un certo termine che è il grado di precisione del blocchetto. Abbiamo visto il laboratorio di metrologia, qui invece siamo nel reparto prove di valvole termostatiche e siamo con il responsabile di questo, di questa parte delle attività di SIET. Siamo con Jonathan Fantini che ci spiega appunto che cosa avviene in questa stanza. Allora, in questo laboratorio testiamo, certifichiamo le valvole termostatiche, che è un dispositivo di tipo passivo, semplice, ma funzionale, che permette un discorso del risparmio energetico. È un dispositivo che va collocato sui termosifoni, è la semplice valvola termostatica. E possiamo vedere per esempio cosa succede quando voi provate una valvola? Sì, questo ad esempio è un impiantino che serve per fare effettuare una, diciamo, una prova di tipo di usura, in poche parole viene simulata il funzionamento, la vita di una valvola, quindi viene immersa in un bagno termostatico a bassa temperatura e l'altro ad alta temperatura, in modo che il sensore all'interno provochi continuamente l'apertura o la chiusura del dispositivo. Questo viene effettuato per 5.000 volte. Questa è un'altra prova che voi fate sulle valvole proprio per attestarne la qualità. Che tipo di prova è questa? Beh, questa nello specifico è una usura di tipo meccanico in cui viene flussata la valvola a 90 gradi centigradi e viene effettuato con un motorino l'apertura e la chiusura proprio fisica del sensore, del selettore di temperatura. Anche qui abbiamo un ciclaggio di 5.000 cicli, quindi si simula la vita di una valvola in pochi giorni. E volevo appunto specificare che tutte queste prove appunto appartengono alla normativa europea EN215 per poter rilasciare appunto il certificato, la certificazione KeyMark. Così viene denominata. Quindi quando noi controlliamo le valvole termostatiche del nostro impianto di riscaldamento, se sono marchiate secondo questa, possiamo stare tranquilli perché molto probabilmente sono state testate anche in questo laboratorio. Sì, quasi sicuramente sì. Il marchio appunto è indicato sia sul corpo valvola che sulla testa termostatica. Grande variabilità nelle attività e nelle produzioni di SIET, dai progetti più importanti, più complessi, più ambiziosi, come quello di garantire e testare la sicurezza delle centrali nucleari, a qualcosa che invece è molto vicino ad ogni persona, ad ogni singolo consumatore, come questa valvola termostatica che abbiamo visto viene testata accuratamente all'interno di questi laboratori, e questo
questo avvicina Siet anche appunto a ciascuno di noi. E io da qui, con questa apparecchiatura, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.